E al Lido è stato presentato oggi anche il Marco Polo dei Cristiani, il film su Matteo Ricci, un gesuita nel regno del drago, presente anche il patriarca di Venezia, Angelo Scola, sempre Ivana Kotnik. Quando il cinema tocca il livello simbolico, insomma, unisce immediatamente il bello, il vero e il buono, che è ciò di cui l'uomo ha bisogno per alzarsi la mattina e andare a lavorare. Il cardinale Angelo Scola ritorna anche quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. L'occasione è quella della presentazione del docufilm Matteo Ricci, un gesuita nel regno del drago, realizzato dal regista kosovaro Gion Condrekai. È un personaggio che ha reso grande l'Italia nel mondo, è un personaggio che ha aperto questo dialogo tra Oriente e Occidente. L'energia di Ricci incomincia dallo stringere amicizie con i dotti che erano incuriositi per i suoi orologi e le sue macchine, ma ha sempre di mira la dimensione sociale e civile dell'amicizia.